perché George? Oh no. Vieni per il disturbo. Ah, suo zio. È un piacere. Col senno di poi. Zio Byron. Clive, ragazzo mio. Apri una botte e accendi i forni. È arrivato il tuo zio preferito. È vero, perché c'era il rischio che apporto i soldi dopo l'avanzamento di Kupka e tutti quanti si pensava a un disastro. Invece è sopravvissuto, sono contento, dai, ci sta. Nuova sacra capitale. Minchia, l'hanno costruita in 448. Quanto pare il governo dalmecchiano vuole la pace. Come gli rispondiamo? Se sono disposti ad ammettere le loro colpe, non vedo motivo di rifiutare. Tuttavia, siamo costretti a chiedere considerevoli riparazioni. Le scorte di sponde gemelle sono tutt'altro che illimitate. Già, e abbiamo più bocche da sfamare. Faremo in modo che i Dalmec svuotino le loro tesorerie per noi. Naturalmente non sarebbe mai stato possibile senza il vostro intervento, principe Olivier. Invero dubito che noi saremmo riusciti a trovare il coraggio di trattare con il possente titano, né di riuscire a convincerlo con l'arguzia. Ma non ha trattato lui. Vi è assai debitore. Che la benedizione dei cristalli sia con voi, vostra altezza. Che la benedizione dei cristalli sia con voi. Molto bene. La Bahamut lì. Ora, per quanto riguarda l'esatto momento in cui Dalmec ritira, che sguardo. Il fuoco di Dione li eliminerebbe in pochi istanti. Gli uomini del pugno resteranno fino alla stipula del trattato di pace. Quindi teniamo aperte le negoziazioni. Diamogli il tempo di radunare tutto l'oro e i gioielli possibili. E quando ci daranno quello che chiediamo, che valore avrà un pezzo di carta? Vostra radiosità, se il principe Dion si schierasse, è probabile che il nemico invierebbe il proprio dominante. È naturale che sua altezza prevarrebbe, ma ci sarebbero gravi perdite da entrambe. Non dovete temere, Hugo Kupka. È impegnato sul fronte occidentale. Se anche i Dalmec lo chiamassero, non arriverebbe in tempo. Devo dire che mi piacerebbe davvero tanto vedere uno scontro tra Bahamut e Titano. Ma non avverrà. E cosa dite dei vostri sudditi, radiosità? Se gli scontri raggiungessero la città, sarebbero gli abitanti a pagare. Ci saranno delle perdite, è vero. Ma per ogni cittadino caduto ne nascerà un altro. Per ogni casa bruciata, un'altra risorgerà. L'impero andrà avanti. Dion? Sì, sire. Di lui comunque sia Bahamut, cioè è nobile proprio, cioè presta attenzione agli abitanti, a tutti. Lui invece se ne sta fottendo, lui proprio è buono. Bahamut è buono. Pronto alla battaglia. Ma sire. Non intendo ripetermi di nuovo. Fa ritorno al campo e attendi gli ordini.
Se così desiderate, radiosità, partirò immediatamente. Sì, ma quel bambino mi sembra leggermente viziato. E guarda come si guardano con l'imperatrice. Lei che gli sorride. È tutta che gli sorride, dolce, gentile. Lui invece la odia, perché sa che sta manipolando lei tutti. Cosa profetizzano gli astrologi? Le stelle concordano, vostra radiosità. Sul principe Dion, grazie. Aia. Quindi le storie di Annabella erano vere. Le storie di Annabella erano vere. Gli ha messo suo figlio Gli ha messo suo figlio contro, praticamente. Ecco perché hanno fatto un altro figlio. Perché così lui muore e Bahamut si risveglia nell'altro figlio. Madonna, ci resterei malissimo. Ma che diavolo ci fa qui, zio Byron? C'è solo un modo per scoprirlo. Madonna, quanto ci resterei male. Specialmente sapendo che Dion è così onorevole come cavaliere. Quei piccolettini hanno... Non c'è mai un attimo di pace qui. Perché comunque quel bambino qualcosa ce l'ha. Perché c'è stata quella scena con quel pupazzo di legno che in realtà ti fa pensare molto. Quindi o è un portatore... O ripeto, o ha qualcosa in lui. Mio carissimo nipote, quanto mi sei mancato. Come hai trovato questo posto, zio? Grazie all'interessamento del giovane Sir Wade. Sai, è davvero un... Oh, Wade, è vivo Wade, pure lui. E lo sei anche tu, ha saputo. I guardiani e i prigionieri liberati narrano di quanto siano state eroiche le tue gesta a Rosalith. Per questo sono venuto, per apprendere tutta la verità sulla questione. Per separare i fatti dalla finzione, per così dire. Collaboravi con i guardiani della fiamma per evacuare gli abitanti verso Porto Isolde? In realtà sì, è così. In tal caso ho delle domande. Andiamo, seguimi, zio. Volentieri. Ah, ehi tu! Ci sono 2000 talenti d'oro in quei bauli. Assicurati che vengano versati a mio nipote, d'accordo? 2000? mi ha reso ricco. E purtroppo temo che questo sia tutto quel che so. Una flotta che va a sud oltre Porto Isolde. Davvero molto interessante. Mi dispiace tanto di non sapervi dire qualcosa in più. Neanche sapevo che fosse stato mio nipote a infliggere il colpo decisivo. Che ne pensi, Vivian? Quel che io penso è che con queste novità sulla flotta dalmechiana e i recenti rapporti sui movimenti dei realisti, finalmente abbiamo tra le mani l'ultimo pezzo del puzzle. Venite, vi faccio vedere. Oddio, madonna, dobbiamo andare a Walud? Non me lo dire. Sappiamo che le forze di Kupka sono entrate a Rosaria attraverso la costa indifesa. Possiamo dire lo stesso dei tuoi ospiti di Walud. Di certo la sua flotta reale è nota per la sua efficacia nel portare i cavalieri da un campo di battaglia all'altro. E con Line Harrier, il galeone nero, può vantare una nave altrettanto veloce e temuta tanto quanto la leggendaria cavalleria dell'impero. Un'ammiraglia adatta a una terra divisa, la cui presenza navale è cruciale per le sue ambizioni oltre Cineria. Quindi sì, possiamo supporre con sicurezza che i realisti siano entrati a Rosaria dal mare. Madonna, che giro che hanno fatto! Pertanto, se tu volessi garantire la sopravvivenza di Titano, dove lo porteresti? Probabilmente a Zanna di Drago, dove c'è abbastanza etere per invocare la magia in grado di curarne le ferite. Ma non richiederebbe un arduo viaggio intorno al Capo Sud? Ipotizziamo che i realisti siano sbarcati con l'idea di rapire Kupka da sotto il vostro stesso naso. Che sia davvero questo il loro piano?
caricarlo su una delle navi con bandiera repubblicana avvistate di fronte alle coste di Porto Isolde? Passare settimane in mare, venendo sballottati dalle onde in continuazione, mettendo inutilmente a rischio la sua vita? No. Vorrebbe dire la morte di Titano, e le fedeli creature di Kupka lo impedirebbero. Quindi qual era il piano dei nostri amici waludiani? Dai rapporti non si sono diretti verso la costa, ma verso il deserto. Tagliando attraverso il Velcroi, viaggiando leggeri riporterebbero Titano nel suo letto giorni prima rispetto all'arrivo in porto di un galeone. In pratica sono stati i realisti, non i repubblicani, ad assicurare il rientro in sicurezza di Hugo Kupka. Potrei quasi scommetterci la tua testa. Quindi Walud in teoria sta ancora collaborando con i repubblicani, a meno che... Allora sono stati i waludiani a portare via quel miserabile. Sì, questo era già si saputo. Adesso che ci penso, in effetti c'era qualcosa di strano in quelle navi che ho visto. Gli uomini sembravano sconsolati, erano quasi in lutto. Come se credessero, o fossero stati indotti a credere, che il loro signore fosse morto. Avete una mente davvero acuta, Lord Rosfield. E tu hai la tua risposta. Per trovare Kupka, dovrai seguire la pista dei realisti attraverso il Velcroi. Potrà essere anche una pista vecchia, ma come si dice nella Repubblica, tutte le strade portano a Zanna di Drago. Tutte le strade portano a Roma. Permettimi di accompagnarti per un pezzo di strada. Addirittura? Guarda caso, avevo in programma di viaggiare nel Canver per affari subito dopo questa visita. Ah, sostituisce Jill? La Zanna sarebbe solo una piccola deviazione. Però lui non può entrare dentro il cristallo. Vado a dire cosa abbiamo scoperto e dove stiamo andando. D'accordo, ma fai in fretta, ragazzo. Il tempo non aspetta. Quindi già ci stiamo dirigendo verso l'altro cristallo. Così facendo ne resterebbero poi soltanto due, quello del regno di Walud e quello del Sacro Impero. Come posso aiutarti oggi? Lord Byron Rosfield. Delle sette casate, protettore di Porto Isolde, nonché tuo zio. Ho sentito dire... Che era un tipo avventuroso. Beh, viaggiare da solo fino al covo segreto del famigerato Sid, il fuorilegge, di certo non aiuta a smentire le dicerie. Sarà un prezioso alleato, un alleato generoso, spero. I suoi contatti con la nobiltà si dimostreranno sicuramente utili. Magari presto inviteremo i pezzi grossi delle casate rimaste per una serata di gran gala qui al rifugio. Devo rispolverare i miei passi di danza. Il ballo del ceppo devi fare anche tu. Cosa desideri sapere? Allora, qui abbiamo, ecco, vedi l'altra minimappa, dove praticamente questa è la nostra destinazione, quindi... Vedi, verso Zanna di Drago. Quindi ci stiamo dirigendo veramente verso l'altro cristallo. Città libere di Canver. Che queste qua sono le quelle che si sono dichiarate, diciamo, indipendenti. Sono neutrali, come la Svizzera. Naturalmente. Qui invece, ecco, vedi, sospetta... Dominante di Bahamut sospetta di suo padre e suo padre sospetta invece di suo figlio. Sostiene segretamente il figlio, incita le gesta del figlio e invece il cardinale lusinga il sacro principe. Secondogenito e fratellastro, sua madre lo ha coinvolto negli affari. Cioè lei praticamente ha fatto in modo che tutti pensassero... Che è stato lui a contrattare con Kupka, cioè immaginatevi la scena, praticamente il bambino che contratta con Kupka per appunto il diciamo per il benestare. Madonna, quindi ora c'è il rischio che Bahamut possa fare una brutta fine però. Aspetta, armistizio? Avevo letto armistizio? Ecco, manipola. Ecco, vedi? La Sacra Imperatrice ha manipolato Kupka. Vedi, lei praticamente... Cioè, praticamente Annabelle sta tirando i fili di tutto quanto sto trono di spade. La lezione di oggi è terminata. Cioè, sta letteralmente tirando i fili.
Ed ha finito di allestire il suo laboratorio. Pazzesca, incredibile. Kupka è a Zanna di Drago. Partirò prima del tramonto. Non vorrai andare da solo, vero? Tranquillo. Non sto andando lì per distruggere il cristallo madre. Voglio solo la testa di Kupka. Non correrò alcun rischio. Promesso. Intorno alla Zanna le terre sono feudo personale di Kupka. Se dovessi avere problemi, allora chiedi di Rusena Dalimil, chiamata anche la lepre del deserto. Quindi non stiamo andando a distruggere il cristallo. Una vecchia conoscenza di Sid. Sua e soltanto sua. So solo il suo nome e che si incontravano nella locanda di Dalimil. Non abbiamo notizie dalla morte di Sid. Ma chissà, forse il nuovo Sid potrebbe portarla di nuovo nelle nostre file. Grazie. Lo terrò a mente. Allora, tuo zio che cosa farà? Voglio dire, è il benvenuto, certo, ma... Non devi preoccuparti. Lui verrà con me. Oh, grazie al fondatore. Gav, Otto, lascio il comando a voi qui. Puoi contare su di noi. Interessante questo... Cioè lui dice che va lì per non distruggere il cristallo, però cioè, una volta che ci arrivi andiamo. Effettivamente che fai? Ma te ne privi? Certo. Partiamo per un'incredibile avventura. Mi sembra un po' strana sta cosa. Ah, ecco, qui adesso abbiamo la regione desertica che si era vista nel Pax Est, mi sa. Esatto, il deserto del Velcroi. Sì. Quindi abbiamo qua adesso un'altra macro area da esplorare. Esatto, questa è tutta la zona desertica. Un'altra teoria sul perché il tizio di prima ha chiamato Clive col nome detto da ultima. Non percorrevo questa via da tempo, da quando ero giovane. Odino... sì, è vero questo, che Odino è collegato con la saggezza. Però lui non era Odino. Emporio, non molto lontano da qui. Cioè, potrebbe essere il fatto che lui ha parlato con Odino. Sì, allora. E quindi sanno effettivamente chi sia Clive a causa della saggezza di Odino. Potrebbe anche essere questa cosa. Sì, è un suo sottoposto, sì, è il Lord Comandante delle truppe di Walud, per cui sì, potrebbe essere a conoscenza di questa, diciamo, di questa cosa, proprio grazie al fatto che ne ha parlato con Odino. Oh, guarda che bello tutta la macro area da poter esplorare. Madonna, guarda quanta zona che c'è qua. La nostra meta è oltre quella duna, al di là delle rovine. Guardale bene, Clive. È molto facile perdere l'orientamento tra le sabbie. Ragazzo mio! Quello si vanta! Ragazzo mio. Molti anni fa, quando eri solo un bambino, abbiamo cavalcato qui insieme. Stavo accompagnando tuo padre in una spedizione a Zanna di Drago. Mi ha fatto venire con te. Ah, non mi stupisce che non ti ricordi. Joshua stava per venire al mondo. Eri così ansioso di esserci all'arrivo di tuo fratello che al ritorno hai sferzato il tuo ciocobo troppo forte e sei caduto dalla sella. Non dimenticherò mai Elwin che cercava di consolarti mentre piangevi come un disperato. Scusa, ma in tutto ciò i comandi di Thorgal non posso trasformarlo a comando. Quindi si trasforma così a caso.
Peccato. Però ci ho azzeccato che era riferimento a Fenrir. Chi credi che fossero questo? Ma perché solitamente era l'unico lupo, cane, canide e Fenrir, diciamo. Anche nella mitologia norrena. È un chiaro riferimento alla mitologia norrena anche. Non sto usando il Chocobo perché voglio esplorarla a piedi, voglio... Mi piace vedere un po' la zona come è combinata. Poi quando ovviamente dobbiamo andare di fretta, allora sì, usiamo il Chocobo, ma per ora... Voglio vedere se ci sono nel frattempo forzieri, cose... Ah, eccola lì, la vecchia locanda di Dalimil. Sai, tutto questo caldo mi ha fatto venire un po' sete. Una bevuta prima di proseguire? Che è successo, Torgal? Sono... Guarda. Sono Chocobo... Cavalcature di Cineria. Non c'è alcun dubbio. Si trovano parecchio lontane da Stonir. Forse i nostri amici waludiani si stanno riposando nella locanda. Vogliamo unirci a loro? Tu va a farti una corsa, Torgal. I cani non sono ammessi. Ma lui è un lupo. Diglielo, io sono un lupo. Ed è subito Assassin's Creed. Comunque questa ambientazione tipo semi-medievale a me piace un casino su Final Fantasy. Ce la vedo troppo. Ce la vedo troppo questa ambientazione tutta mezza fantasy, mezza medievale. È perfetta. Buongiorno a voi. Mangiate? Scusa il mio compagno. Parla solo con la bocca piena. Che cosa consigli? Se volete qualcosa di leggero, abbiamo un'ottima zuppa di chocobo con lenticchie e miele. Due scodelle, allora. E birra. Arrivano. Ehi, ragazza! Sto arrivando! Tuo compagno? Preferivi il mio scudiero? Vediamo se ora succede qualcosa che importunano tipo sta ragazza. E scoppia il casino. Ah no, vedi, sta portando delle cose su. Vuol dire che c'è qualcuno sopra. Ma c'è Joshua? C'è anche Joshua lì. Vostra grazia, è evidente che non siete nelle condizioni di poter viaggiare. Se vi lasciaste portare da qualcuno che si occupasse del vostro male... No, dobbiamo proseguire. Il principe Dion è tornato al campo e presto partirà per il fronte. Devo parlargli, costi quel che costi. Potrebbero non esserci altre occasioni. Capisci che è importante? Ora come ora il principe Dion lo ascolterà, Joshua, lo ascolterebbe sì, sicuramente. Capisco. Ma prendete almeno la vostra medicina. E potrebbe essere un grandissimo alleato Bahamut nella nostra causa, solo che poi giustamente il problema è che qui Clive prende i poteri di tutti gli Aegon, quindi o muoiono o succede qualcosa agli Aegon. Infatti ho paura per Shiva, ho paura per Jill, perché quando prenderemo i poteri di Shiva sarà un casino.
Cioè, come faremo a prendere i poteri di Jill? Perché morirà? O perché sarà lei a darceli e basta? Quella è la cosa... Cioè, sono praticamente a due passi i due fratelli. State di guardia, dicono. Ma io vedo soltanto sabbia. So che hanno riportato il nostro ospite alla Zanna senza problemi. Presto potremmo andarcene. Perché il Lord Comandante ci abbia trascinati qui per salvare la pelle a quello stupido, non lo capisco. Ecco, vedi? È un dannato idiota. Il Lord Comandante. Stanno parlando di Cucca. Minchia. Beviamo questa birra. Ci attende un bel viaggio. Ehi, voi. Ecco qua, combinato la cazzata. Zio. Scusa. Ah, vediamo se... Lei ora lo vede, lo riconosce, mi sa. No, non l'ha visto. Era coperta. Però lei ha capito che c'è. Siete in grado di camminare? Che succede? Temo che di sotto ci siano problemi. Voi due siete dei viandanti. Io e i miei compagni non siamo di qui. Ci potreste accompagnare per un pezzo? Farci da guida. Mi spiace, ma si attendono degli affari a Camber. Minchia, già tutti se ne stanno andando. Sono certo che potreste dedicarci qualche ora. Amico. Purtroppo non abbiamo tempo da perdere. Amico. Sta indietro, zio. Volentieri. E quello si gode lo spettacolo. Mangia, beve. Dai il fuorilegge, uccidiamolo. Toh, sfasciamo il locale. A posto. Sfasciamo tutto. A posto. Per il disturbo. E quello lascia soldi così. Salute. Un consiglio, signorina. La zuppa sarebbe meglio con un po' più di sale. Ma l'attendente forse non lo conosce a Clive. E quindi sospetta che possa essere qualcuno di pericoloso. È il momento. State bene? Sì, sto bene. Tutto sfasciato. Ah, ecco, vedi?
La Fenice. Clive! È come se fossero connessi grazie a quella piuma di Fenice. Ora che c'è? No, niente. Andiamo. Tipo, signori, scusate il disturbo, potete rientrare, tutto a posto, non è successo niente, via. Easy. Si sono sfiorati per un secondo i due fratelli. Si sono sfiorati. Non sapevamo dove trovare Cucca, ora lo sappiamo. Come dicevano quei realisti, è il loro ospite alla zanna. Vedi, è il loro ospite. Altri loro amici. Ma non ci sono forzieri, robe. D'acciaio. Gli altri muscoli sono così forti. Sarei felice di mostrarteli, se posso permettermi. Ehi, mingherlino, smilzo. Prendi. Vabbè, niente, non flexiamo. Vuoi giocare, bocconcino? Ah. Minchia, vuoi giocare, bocconcino? Attenzione, qua... Ecco, vedi? Di uomini della roccia. L'unica volta che... Bocconcino l'ha chiamato. È un boccone, Clive, altro che bocconcino. Ah, hanno chiuso la strada. Ed è l'unica via che porta da qui alla zanna. Sembra che al momento Lord Cucca non accetti alcun visitatore. Dobbiamo superare quel cancello. Non dici con la forza, mi auguro. Abbiamo già attirato abbastanza attenzioni indesiderate. Allora con l'inganno. Forse la lepre del deserto potrà aiutarci. Rusena Dalimil, la donna del mistero. Ma come facciamo a trovarla? Di lei non sappiamo altro che il nome. E il fatto che lavorava con Sid. Tutti i collaboratori di Sid erano persone influenti, i membri più ricchi e di successo delle loro comunità. Come la dama, ad esempio. Anche per Rusena Dalimil. Di certo questo restringe il campo delle nostre ricerche. Dobbiamo solamente scoprire chi è al comando in questa città. È proprio quello che intendo fare. Allora, parliamo con gli abitanti. Ok, prendiamo qualche informazione. Posso darvi una mano, viandanti? Lasciaci, penso io. Salve, buon uomo. Rappresentiamo una delle casate commerciali più importanti e più antiche di Porto Isolde. Vorremmo espandere i nostri affari nella regione e ci piacerebbe fare conoscenza dei maggiori imprenditori di Dalimil, se solo sapessimo dove trovarli. Beh, siamo noti per le nostre terme, i mercati e le fucine. Immagino che potreste iniziare le vostre ricerche da uno di questi luoghi. Molte grazie, sei stato gentilissimo. Non conosci una signora di nome Rusena Dalimil, per caso? No, temo proprio di no. Beh, grazie comunque.
Proprio gliel'ha chiesto così, proprio esplicito. Che vuoi? Vedi che ho da fare? Sarò rapido. Madonna mia. Sto cercando qualcuno. Una donna che si chiama Rosena Dalimil. La conosci? Mai sentita. C'è altro? Altra domanda. Per trovare il mercante più ricco in città, dove mi consiglieresti di cercare? Beh, facile. Al bacio dell'Erica. La miglior fucina da questo lato dello stretto. Il proprietario è giovane, ma ha già le idee ben chiare. Il bacio dell'Erica. Grazie. Certo che se siete mercanti però così scortesi, io non so chi acquisterebbe da voi. Il contatto di Sid dovrebbe essere qualcuno di influente. Cioè arrivo per commerciare, per comprare le cose e quella mi butta fuori. Torneremo molto presto a Zanna di Drago. Non lo vedi che ho da fare? Va bene, scusami, ciao, me ne sto andando. Come far fallire la propria attività in 10 facili step. Easy. Posso aiutarti? Oh, sì, sto cercando una donna che si chiama Rosena Dalimil. Un pilastro della vostra comunità da tempo, credo. Di sicuro nel ramo del commercio. Dovresti chiedere a Ferda. Vive qui da anni. Conosce la città e i suoi abitanti come le proprie tasche. E ha contatti con tutte le vecchie famiglie mercantili. Prova alle terme. Solitamente lo puoi trovare lì. Beh, grazie infinite. Tra un po' stacchiamo però, perché si è fatto tardino. Bene, sembra proprio che abbiamo il nostro uomo. Sì, forse. Andiamo a scoprire cosa sa di preciso questo Ferda. Ok, andiamoci a spogliare con Clive e lo zio alle terme, così siamo tutti felici. Perdonami, sei tu Ferda? Esatto. Posso aiutarvi, viandanti? Lo spero. Dicono che vivi qui da parecchio tempo. Conosci Rosena Dalimil? Forse è una mercante di una certa fama. E quali affari vi portano in cerca della lepre del deserto? Era una mia amica fidata. Spero che possa ancora aiutarmi. Molto bene. Andate al bordello. Le dirò che state arrivando. Al bordello? È vero, perché Sid utilizzava il bordello come nascondiglio. Non fidarci di lui. Io direi non più di quanto lui si fida di noi. È vero. Ecco quelli che ficcano il naso in giro. Cosa, prego? Non fare il finto tonto. Se ficcate il naso dove non dovreste, finirete per perderlo. Ah. Hai perso. Muori. Ah, questi sono più resistenti però, eh. Questi hanno resistito di più. Per chi lavorate? Per lui o per lei? Per lui. Il capo. Voleva mettervi alla prova. Beh, non la chiamerei esattamente una prova. Lord Ferda. Ma guarda un po' chi si rivede. La tua abilità con la spada è rara, mio signore. Un talento utile per un fuorilegge. Quindi sai chi sono? Che succede ora? Chiamerai gli uomini della roccia per la taglia? La decisione non spetta a me. Qui abbiamo finito. Portatelo dalla sua preziosa Rosena. La signora sarà ben felice di fare la sua conoscenza. Sì, signore. La incrocio del piacere. Non ha messo tra virgolette la sua Rosena. Incrocio del piacere. Incrocio del piacere. Mi piace come luogo.
mi piace questa location. Pane fresco, le carni più succose da sì, sono i tessuti migliori. Il posto è questo. La forgia di Lubor, il bacio dell'Erika. Ah, e così era il giovane Virgulto, alla fine. Quindi Rusena Dalimil non era una donna d'esperienza. Mi sono sbagliato di grosso. Chiunque si sarebbe sbagliato, zio. E poi lei e Sid non si saranno visti per anni. Scusa, lui. Chiunque sia questo Lubor, è chiaramente un uomo facoltoso e merita il nostro rispetto. Vedete di portarglielo. Quindi era veramente il fabbro. Lubor, Lord Ferda mi ha detto di portarli da te. I ragazzi mi hanno detto che sei alla ricerca di un aiuto. Sid II. Non perdiamo tempo. Devo oltrepassare il cancello sud. Dimmi, quale ritieni che sia la risorsa più preziosa di un mercante? Le informazioni. Ma la fiducia. Ah, no, lo ok. Sono anche le pietre. Senza fiducia non avrai niente. E niente è esattamente quello che hai tu. Di conseguenza io per te non ho niente. Solitamente non aiuto tutti i cuccioli smarriti che gironzolano per strada. Sono un uomo impegnato, come puoi vedere. Lasciamo questo giullare alla sua farsa. Prego, fate pure. Cercate qualcun altro che sia disposto ad aiutarvi. Ma assicuratevi di dire che voi due non siete i viandanti della locanda cercati dalle guardie. Non sia mai che saltino a conclusioni affrettate, eh? Infame. Allora, come conquistiamo la tua fiducia? Questo qui mi piace. Pronto a fare tutto quello che serve per ottenere ciò che vuole. Quelli come te occupano un posto molto speciale nel mio cuore. Perché, chiedi tu? Perché mi portano ciò che io desidero ogni volta. D'accordo. Quindi, che cosa vuoi? Non dirmi che vuoi dar retta a questo buffone borioso! Ormai tanto vale ascoltarlo. È normale che un alleato di Sid voglia assicurazioni da due sconosciuti. Sempre che sia un alleato, ovviamente. 5 anni fa era ancora un ragazzo. E anche allora avevo più buon senso di un uomo di... ben 5 volte la mia età? Beh, non esageriamo. Con i convenevoli. Parlavamo di quello che voglio. Voglio che tu metta fine ai problemi a Dalimil. Torna da me quando avrai fatto e avrai il mio aiuto. Fino ad allora, buona giornata. Ah no, vuoi vedere che ora è tutto pieno di side quest? Se vuoi darci degli ordini, cerca di essere chiaro. Accidenti. Calmati, Barba Grigia. Si prendono più libellule con il miele che con l'aceto. Come mi hai chiamato? Le mie umili scuse. In cambio vi dirò una parolina magica. Seguite i cristalli. Oh no, ne ho dette 3. Ah, vi ho reso la cosa troppo semplice. Sarà una passeggiata. Risolvere l'enigma sarà come trattare con lui. Un gioco da ragazzi. Su, forza, dividiamoci, Clive. Vorrei non prolungare questo giochetto per più tempo del dovuto. D'accordo. Buona fortuna, zio. Che altro volevo concludere attraversando il cancello? Cioè, una volta che attraversiamo il cancello e poi siamo diretti a Zanna di Drago la facciamo poi domani, magari. Ecco, vedi, ci sono tutte richieste che dobbiamo assecondare.
E che già sono 1:30, ci arriviamo? Vediamo che cosa ci chiedono, dai. Vediamo. Scusami. È vero che ci sono stati problemi con i cristalli? L'hai saputo, eh? Tanto siamo in estate ormai. Maledetti ladri. Rubare cristalli destinati a riempire i nostri otri e le nostre stufe. Ultimamente la gente comune deve condividere quei pochi frammenti rimasti. E non si riescono a trovare neanche sul mercato nero. Chi li sta rubando se li tiene per sé. Ah, quindi è questo il problema. Che ci sono tizi che hanno rubato i cristalli. Hai un momento? Dipende per cosa. Una domanda. Dalimil sembra prosperare rispetto agli altri villaggi che ho incontrato. Qual è il motivo? Beh, innanzitutto siamo a 2 passi da Zana di Drago. Ai soldati a guardia del cristallo madre serve un posto per spendere i loro sudati ghil. Gli uomini della roccia spendono i loro soldi senza freni. Ma davvero? Beh, grazie. Non voglio rubarti altro tempo. Annusatele, signore! Carne! Appena grigliata! Non crederai a quanto mi ha pagato. Che ti serve, soldato? Che ti lucidi lo spadone? Io non sono un soldato. Allora sparisci. Lavoro soltanto con gli uomini della roccia. Vuoi dire che hai un accordo con loro? Che idiozia. So solo come ottenere quello che voglio. Sai, non vorrei farmi trovare con un pezzente quando vengono a svuotare le loro ricche tasche. Senti, lasciami in pace, d'accordo? Mi spaventi i clienti. Inizio ad avere una mezza idea di cosa sta succedendo. Chissà se zio Byron ha scoperto qualcosa. Forse sarà tornato alla locanda. Tutti migliori! Novità dalla... Cos'erano tutti quei rumori e quei colpi di prima? Dei forestieri ci sono... Ah, sei tu, quello che ha sfasciato tutti i nostri mobili. Scusa. Che cosa vuoi? Non hai già causato abbastanza danni? Sto cercando il mio amico. L'hai visto? Il gentiluomo che era con te? Sì, è di sopra, ma... Di sopra? Freghe. Grazie. Vado a parlargli. Oh no, sto facendo. Credete che possa bastare come anticipo? Per le sabbie. Ma questa è una perla nera. Uno dei numerosi tesori della mia collezione. Collezione che sarei felice di condividere se solamente doveste invogliarmi a farlo. Bene. Credo che potremo trovare un accordo. Però non qui. Che stai facendo, zio? Ci sta corrompendo i soldati della roccia? Mi spieghi perché fai dei regali agli uomini di Cucca? Esche, ragazzo mio. Senza non puoi catturare le tue prede. E forse abbiamo trovato una preda bella grossa. Ho iniziato andando a chiedere al mercato dove potevo acquistare dei cristalli. Ovviamente niente da fare. È severamente proibito commerciare. Ah, infatti c'è un mercato nero. Ma la mia così inusuale indiscrezione ha attirato l'attenzione di quei furfanti in uniforme che hai visto. Mi hanno preso da parte dicendo che mi avrebbero procurato i cristalli sempre che io dimostrassi di avere... Ah, sono gli stessi uomini di Kupka che fanno il mercato nero? Pensavo volessero di più. Quella perla di secondo ordine vale soltanto 500.000 ghil. No, soltanto. Un piccolo prezzo per poter contattare la malavita.
Ma ora basta parlare del mio piccolo sotterfugio. Solo 500.000 gil. Niente. Che ultimamente Speech. I cristalli stanno scarseggiando. Qualcuno pensa che li stiano rubando. E nel frattempo i membri della guardia privata di Kupka sembrano pieni di soldi. Scommetto che i soldati con cui parlavi stanno rubando i cristalli destinati a qualcun altro. E si intascano i profitti. E lo scommetto anch'io. Lo scopriremo. Al tuo appuntamento. E porremo fine ai problemi di cui parlava Lubor. Quel damerino pensava che sarebbe stato difficile. Come volevasi dimostrare, non si deve mai sottovalutare un Roswald. Molto presto gli leveremo quel suo sorrisetto idiota. Che se l'è presa. Appuntamento con i soldati in un angolo isolato del Velcroy, lontano da occhi indiscreti. Proprio se l'è presa personale. Ideale per un po' di sano doppio gioco. Spero di poter contare sul tuo supporto se dovesse andare male. Ma certo. Vabbè, ovviamente non ci possiamo teletrasportare, immagino. Eh no, infatti. Perché dobbiamo andare, sì, di qua. C'erano tutti quei rumori e quei colpi di prima. Sarebbe stato troppo bello. Oddio, cos'è quello? È un mostro? Cosa cazzo? Oh. Al solito andiamo a piedi perché così esploriamo un po' la zona. Ah no, era una palma. Ci sono dei lupi. Guarda che bellini. Nack selvaggio. Preparati. Torgal, uccidi. A posto. E ho sbagliato a premere il coso. Volevo fare l'attacco di Torgal e invece ho preso la pozione. E vabbè, rip. Ecco, vediamo ora il casino che succede qua. Lascia che ci pensi io. Guarda lì con la bancarella. Iniziavo a temere che non saresti venuto, mio signore. Hai portato il tuo contributo. Tutto l'argento e le pietre che sono riuscito a racimolare in così poco tempo. Hai portato tutti i 500 talenti. Era il prezzo che avevamo pattuito, dico bene? Se non ci sono obiezioni, adesso vorrei vedere il cristallo. Ma certo. Da questa parte, mio signore. Madonna mia. Niente male, per davvero. Non mentivi sulla sua purezza. E riguardo alla sicurezza, se dovessero fermarmi per strada, che garanzia ho che non verrà requisito come proprietà della Repubblica? Questi cristalli oramai non sono più proprietà della Repubblica. Non li stai comprando da noi. Li stai comprando da loro. E non abbiamo più giurisdizione di quanta ne abbia tu, mio signore. Ma abbiamo delle navi e li consegneremo volentieri in un porto a tua scelta.
visto che ora il prezzo è stato pagato. Dei realisti, eh? Come mai vi trovate qui? Beh, per la nostra parte della benedizione della Zanna di Drago. Le nostre nazioni sono alleate, quindi abbiamo diritto a parte dei frutti che derivano dal cristallo madre. E visto che siamo così buoni amici, vogliamo aumentare tale porzione e condividere i profitti. Ora che questi cristalli sono ufficialmente proprietà del regno di Walud, abbiamo il dovere di non interferire, a prescindere dalla loro destinazione finale. Hai sentito tutto? Questi sono in combutta! Sembra proprio sia così. Mio signore! Che significa tutto questo? Maledetti doppio giochisti! Non sono qui per fare affari! Forza! Uccideteli! È ancora finita, zio! Bene! Mi sto solo riscaldando! Karuda! Vai, attacca, 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 attacca. Attacca, attacca. A posto. Non è andata male. Che ne dici della mia recita? Ho fatto spesso il cattivo a teatro. Penso proprio di essermela cavata alquanto bene. Non credi? Barba grigia, sei stato davvero grande. La scena di battaglia è stata elettrizzante. Peccato che il pubblico fosse un po' limitato, ma forse è meglio così dopo tutto. Da quanto ci guardavi? Abbastanza da assistere al sordido accordo che tuo zio ha messo in piedi. Non mi aspettavo che un uomo così rispettabile potesse abbassarsi a tal punto. Comprare la totale fiducia di quei brutti degenerati. Davvero ingegnoso. Erano questi i tuoi problemi. Uomini della roccia che rubano cristalli del popolo e cospirano con i realisti. Beh, ora è finita. Sì, infatti. Gli uomini di Kupka non potevano essere fermati né dalla gente di Dalimil né da un esercito straniero. Finché non vi siete presentati qui voi due. Beh, faremo meglio a riportare i cristalli in città. Mi aspettate mentre recupero un carro, vero? Quindi, vedi, per fare soldi ci sono, dice, tanto siamo alleati, no, con l'esercito, quindi possiamo fare il cazzo che ci pare. Nessuno può dire nulla. E quindi rubiamo i cristalli e li rivendiamo. Esito, non ti ho ancora chiesto come ti chiami. Clive. Quindi Sid II è un Clive. Immagino potesse andare peggio. È scemo. Clive. Hai rispettato la tua parte dell'accordo. Dovrò fare lo stesso. Farvi passare oltre il cancello sud, giusto? In realtà mi avete aiutato anche in questo. Perché molte guardie sono state riassegnate per indagare sul problema dei loro compagni dispersi.
E quelle rimaste le ho incoraggiate a guardare dall'altra parte in caso provaste a passare. Grazie infinite. E permettimi di coprire i costi che hai sostenuto. Hai ancora il borsello che avevo dato ai soldati, vero? Ti ho visto recuperarlo da un cadavere. Oh, cavolo. È stato così evidente. E non chiamarmi Barba Grigia. Chiamami Lord Byron Rosville, grazie. No, grazie a te per tutto quanto. Barba Grigia. In nome di... Tieni, mettitela. Ah, la spilla. Il sigillo. Tutti i miei amici che la vedranno saranno anche amici tuoi. Grazie, Lubor. E ti prego, sentiti libero di inviare uno dei miei Stolas ai tuoi uomini. Di loro che Rusena Dalimil è di nuovo in affari con Sid. Ah, visto, ce l'abbiamo fatta. Ottimo. Oh mia Lostelan, tu Isagrif. Mi fido di te, Sid. O dovrei dire Clive. Quindi fai in modo di non deludermi. Devo mantenere la mia reputazione. Certo. Bene. Buon viaggio verso sud, allora. Grazie. Figurati. Il piacere è stato mio. Perfetto. Forza, zio. Così abbiamo fatto tutto. Ora oltrepassiamo il cancello a sud. Io poi domani con calma mi faccio i ricercati. Faccio tutto quello che devo fare. E si continua. Vedi, nel frattempo ci sono altre side quest che... Vedete, ci sono le altre side quest che faccio poi con calma domani pure. Quindi vediamo se ne sono spuntate altre. No. Però va bene, qui ci sono side quest, quindi faremo le side, cioè farò le side quest, farò le cacce, farò tutto. E poi ci rivediamo per continuare. Ora domani.